Lo scorso anno qui al Vending Paris, o meglio alla scorsa edizione qui al Vending Paris, ci siamo molto divertiti con Thierry Cantorné, il responsabile commerciale della DB3, la società che distribuisce in esclusiva il marchio Ducale qui in Francia. Oggi abbiamo la fortuna e il piacere di incontrare Pietro Sandei. Pietro è uno dei due titolari della Ducale, lo storico marchio emiliano che è riuscita a dare un'impronta davvero significativa alla distribuzione automatica in Italia e nel mondo. Pietro, benvenuto ai microfoni di Vending TV. Grazie a tutti, ben ritrovati, diciamo. E allora, noi ci siamo messi strategicamente nelle vicinanze di questo distributore che io ho apprezzato immediatamente per la sua bellezza. Beh, amici, noi stiamo parlando di un tabletop, ovvero di un distributore che è appoggiato su un piano. Perché è appoggiato su un piano e non è in un'unica soluzione come negli altri vostri casi? Sì, è destinata a delle locazioni medio-piccole come dei piccoli cinema e anche dei negozi, e quindi è rivolta a delle locazioni medio-piccole. Locazioni che avete già individuato in Italia attraverso dei gestori oppure non ancora? No, questa è una macchina che finora abbiamo venduto negli Stati Uniti e adesso l'abbiamo proposta per la prima volta qui a Parigi per vedere un po' anche le reazioni del pubblico, per capire l'interesse che ci può essere, anche perché è una macchina che finora funziona solamente con una carta di credito, quindi senza cash, e dobbiamo capire un po' se il mercato europeo è maturo oppure se occorre dotarla di una piccola gettoniera, un piccolo lettore di banconote. In questo caso noi abbiamo 5 serbatoi, un'area plotter con una ghigliottina e poi quante altre cose che tu mi hai spiegato poco fa. Io sono rimasto davvero estasiato, ho detto siete sempre più avanti, Pietro. Riuscite a mantenere altissimo il nome dell'italianità con Ducale grazie alle vostre trovate. Dicci un po' quali sono le caratteristiche di questa macchina. Questa è una macchina piccola, però è molto molto evoluta tecnicamente. Infatti è dotata del nostro tradizionale plotter, senza del quale non riusciremmo ad andare a prendere i prodotti direttamente sotto l'erogatore. Questo plotter è dotato di una bilancia che mi permette di poter erogare sicuramente la dose minima, la quantità minima che io prometto al gestore, all'utente finale, scusa. E poi mi permette di fare il prezzo in base anche alla dose che io vado ad erogare. Quindi è una macchina veramente molto versatile. Poi è dotata di telemetria, infatti ha un sistema di telemetria sia per la contabilità, diciamo così, che per le transazioni di carta di credito, e in più ha un modem che permette di programmare i prezzi, cambiare i prezzi, azzerare gli allarmi direttamente da remoto tramite anche un semplice SMS. Abbiamo telemetria e grazie a questo il gestore può verificare anche da casa sua, se vogliamo, dal suo PC giornalmente o anche ogni ora, se non ha proprio nulla di meglio da fare, quante battute sono state fatte, quanti grammi di prodotto per ciascun serbatoio sono stati erogati e cos'altro. Niente, ti permette poi, oltre a questa gestione, diciamo, della macchina, ti permette veramente di andare a cambiare i prezzi, di fare delle promozioni, di fare delle offerte speciali giornaliere, di inserire dei prodotti nuovi. E quindi veramente da casa il gestore ha sotto controllo tutta la macchina. E tutto questo con una joint venture, con un marchio prestigiosissimo in questo segmento che è Haribo. Esatto, noi l'abbiamo fatto negli Stati Uniti con Jelly Belly, che è un marchio molto noto negli Stati Uniti ma in Europa è poco conosciuto. E stiamo appunto collaborando con Haribo per vedere la potenzialità di questa macchina in Europa. Che, amici, posso garantirvi è altissima. Voi non immaginate che delizia, ma perché siamo capitati qui? Allora, vediamola in azione, dai Pietro, vediamo se riusciamo a prelevare una consumazione. Tu in questo caso ho fatto la selezione 2 più la selezione 4 perché possiamo veramente miscelare anche i vari prodotti. Quindi questa funziona approssimativamente come la macchina che abbiamo
già visto in funzione a Venditalia 2012, ma è più piccola. Esatto, è una macchina più piccola, proprio adatta alle postazioni dove c'è poco spazio. È anche molto bella da vedere, quindi è più accattivante anche per i bambini e per il pubblico a cui è destinata. Eccola qui, amici, prelevata. Che tentazione, che tentazione. Siamo in un posto dove poi, voglio dire, anche qui i profumi. Ma non è finita qui, perché voi, oltre a questa macchina che è particolarmente bella, particolarmente invitante e particolarmente economica, perché per tutte le cose che va a fare costa al di sotto dei 2200 euro. Andiamo avanti. Voi avete intanto uno stand che è grimitissimo di gente in questo momento, avete come al solito fatto il pieno di visitatori che sono attratti dai vostri prodotti, perché particolarmente invitanti. Quest'anno avete presentato una macchina City diversa, corazzata. Di cosa si tratta, Pietro? Niente, abbiamo fatto una macchina blindata destinata ai posti pubblici e ai posti dove occorre un uso più gravoso, e per far questo abbiamo praticamente introdotto una nuova fascia laterale che però fa parte dello stesso chassis, che è di lamiera inox molto resistente, con alcuni accorgimenti che ci permettono una chiusura molto sicura senza bisogno di inserire delle staffe, dei lucchetti, che fino ad ora era quello che normalmente si usa per le macchine nei posti pubblici. Però fra queste caratteristiche, proprio questa macchina corazzata ne ha un paio estremamente nuove. Nuove e innovative anche per il settore. La prima è quella dello sgancio delle monete. Come funziona? Allora, prima di tutto la cosa da dire è che è possibile, avendo due chiavi, due serrature, aprire o solamente il lato cash, diciamo, dove ci sono gettoniere, lettori di banconote e quant'altro, oppure solamente la parte della macchina. Questo è soprattutto ricercato anche qua in Francia specialmente, perché esistono delle aziende di servizi che fanno solamente il rifornimento e la pulizia della macchina, mentre l'azienda vera e propria va a fare il prelievo del contante, diciamo così, va a fare l'incasso. Quindi qui possiamo dividere le due zone in modo che ognuno possa fare ciascuno la sua parte. Un'altra cosa importante che abbiamo messo è questa selezione dello scarto prima della gettoniera. Infatti quando si mette una paletta, un rotolino di carta, una cicca, qualsiasi cosa che non rotola, noi la fermiamo prima e se in due secondi non arriva nella gettoniera la scartiamo. Quindi questo permette di non avere bloccaggi in gettoniera, perché in gettoniera si arriva solamente il materiale che rotola, che può essere una moneta, anche una rondella, ma la rondella poi pensa alla gettoniera a scartarla ma non si blocca. Un'altra cosa importante, che abbiamo protetto anche il recupero moneta, abbiamo messo una fotocellula che permette di rilevare se c'è un accumulo di resto, o se c'è un accumulo di moneta nel recupero moneta. Magari qualche furbacchione che nel frattempo ha imbottito di carta, cartoncino l'uscita, il recupero delle monete. Esatto, noi ce ne accorgiamo con una fotocellula e la macchina non eroga più resto. Naturalmente viene segnalato sul display che la macchina non eroga resto, quindi non c'è più lo scopo per andare a bloccare il rendiresto, diciamo. Avete in pratica quasi umanizzato l'antifrode. Beh, insomma, facciamo del nostro meglio. Pietro, dunque, mentre tu parlavi abbiamo visto le immagini che andavano a descrivere tutti i congegni che sei andato a presentare. E questa macchina dunque rappresenta per voi una buona novità, perché vi inserisce in un segmento in cui eravate non esattamente presenti come un tempo era con la famosa Porta Rossa, che è quella del public vending. Esatto, di solito nel public vending le nostre macchine tipo Daytona, anche che erano apparentemente più robuste rispetto alla City, venivano però rinforzate con delle staffe, dei lucchettoni, che era una cosa antiestetica e poi gravosa anche dal punto di vista dei costi. Quindi noi abbiamo cercato di fare una macchina che superi addirittura la blindatura, le vecchie protezioni, con questi nuovi accorgimenti anche sulla gettoniera, e rendendola anche appunto più versatile, nel senso che
avendo due serrature possiamo aprire le due parti della macchina ben separate. Adesso stiamo anche mettendo in produzione una chiave elettronica in modo da poter eliminare la chiave fisica nella parte blindata, avere solo una scheda elettronica all'interno, una scheda contactless che permette all'operatore di identificarsi quando va sulla macchina, quindi sappiamo chi va sulla macchina, chi la apre, chi fa l'incasso. Dà anche tracciabilità. Esatto. Direi fenomenale, siamo ormai sempre più avanti anche con la tecnologia. Pietro, infine, oltre a un processo di erogazione di un'altra macchina Haribo che prima ci stavi mostrando, che è particolarmente bella ed è anche nuova, voi l'avete brevettata, io desideravo ora spostare il nostro focus su una macchina che in questo momento è davvero unica al mondo. Quella che ci ha particolarmente colpito perché in grado, unica al mondo, di erogare caffè, cappuccino, moccaccino e tutto quanto fa, come dire, bevanda americana nel bicchierone, come Starbucks per intenderci. Esatto, noi adesso con questa macchina riusciamo ad erogare dei bicchieri con diametro 90 da 14 o 16 once e possiamo fare dei prodotti caldi e freddi, quindi possiamo fare anche il milkshake e soprattutto riusciamo a dare anche due sciroppi, quindi possiamo fare esattamente il caramel macchiato, il caramel cappuccino esattamente come lo Starbucks. Ed in più, in collaborazione con la Fabri, che si può dire, abbiamo messo a punto uno sciroppo zero calorie, senza zucchero, che è molto indicato anche per l'erogazione nella macchina stessa, che non dà problemi di incrostamenti, che può dare lo zucchero, ed ha un risultato veramente molto molto apprezzato. E noi ora andremo ad assaggiare, ma è offerto spontaneamente dall'azienda Ducale, naturalmente, anzi dalla Dubitrois. Perché anche se c'è tanta gente oggi in questo stand, bonjour Thierry, come stai? Noi stiamo bene, saluta pure gli amici di Vending TV che non ti vedono da un anno. Au revoir, grazie. Come stai? Bene? Molto bene, grazie. Io vedo che abbiamo visto che eri, come dire, impegnato a presentare questi nuovi modelli a dei nuovi clienti, e allora ho avuto il piacere e l'onore di andare a chiedere al signor Pietro Sandei di andare a spiegarci quali sono le novità. Ed ecco la novità. Non sono bravo come Thierry, però faccio del mio meglio. Thierry. È un attore ormai, è un attore. No, come vi dicevo prima, vedi, questo è un bicchiere da 90 di diametro, 16 once, possiamo erogare... E qui abbiamo anche topping! Qui abbiamo il topping, lo sciroppo anche se non si vede, il cucchiaio addirittura per gustare anche il topping, e possiamo erogare, come vedete anche dal menù, le bevande fredde che possono essere frappuccino, milkshake, eccetera, eccetera. Che profumo! Insomma, cerchiamo di fare sempre qualcosa un po' di diverso, di novità, per poter dare anche più scelta all'utente finale, al consumatore, e poter dare anche degli spunti per avere maggior marginalità anche ai nostri clienti. Sì, anche perché una bevanda di questo genere può essere venduta da un minimo di 1,20 euro a anche a 2 euro o addirittura 2,50 euro in casi di vendita al pubblico pura. Io direi che in ogni caso la macchina si presenta in modo splendido, elegante come sempre, così come nel vostro stile, e va a garantire il cliente ancora una volta con il marchio Ducale, che è sinonimo di qualità. Pietro, i miei complimenti sono superflui, parlano i fatti, parla la qualità, parla ciò che ho tra le mani e quelle, le altre macchine che abbiamo visto fino a poco fa. Questa macchina come l'avete chiamata? Noi l'abbiamo chiamata, scimmiottando un pochettino il nome Starbucks, l'abbiamo chiamata Starbar. Noi il modello City Star l'abbiamo già in produzione, abbiamo solo aggiunto Bar per un pochettino... renderlo un pochettino più attraente, diciamo così.
e avremo modo magari di vederla in postazioni pubbliche prossimamente, e io avrò modo nei prossimi minuti insieme allo staff, il mio cameraman, la segretaria di produzione, andremo ad assaggiare queste delizie e potremmo così andare a garantirvi che quanto esce da questi distributori è assolutamente genuino. Pietro, grazie ancora una volta, saluta gli amici di vendintv.it, il prossimo appuntamento è per la Fiera delle Fiere, Venditalia 2014. Noi stiamo già lavorando per Venditalia per proporre alcune altre novità molto molto interessanti e per il momento saluto tutti gli amici di Venditv, arrivederci a presto a Venditalia. E questo molto molto interessante detto con questa enfasi e con questo sguardo quasi mi spaventa, perché negli ultimi anni state mantenendo fede a quella che è la vostra tradizione di innovazione e qualità garantita, andando a produrre dei prodotti che non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero riescono ad avere un grandissimo mercato. Amici, insieme a Pietro Sandei, titolare della Ducale Macchine da Caffè, Fabio Russo vi saluta qui da Vending Paris 2014. Beviamo un po' di cappuccino, siamo quasi a stomaco vuoto, andremo a rimpinzarci di caramelle tra poco, offerte generosamente dall'azienda Du Bitrois e da Pietro Sandei, e noi continuiamo nel nostro viaggio itinerante nei corridoi di Vending Paris 2014.